Questa mattina alle 8:30 di fronte al Tribunale di Ravenna i proletari comunisti hanno organizzato un piccolo presidio di protesta. Enzo, portavoce dei proletari comunisti, il perché di questo presidio? Siamo qui stamattina a Ravenna perché abbiamo un'udienza, perché siamo stati denunciati dalla Digos per un fatto accaduto qualche anno fa. In occasione della presenza di Storace qui a Ravenna c'è stata una spontanea contestazione alla sua venuta, visto che soffiava sul fuoco del razzismo, argomentando che la moschea è un covo di terroristi e altre amenità di questo tipo. Noi non potevamo tollerare che questa presenza potesse avere luogo in questa città e spontaneamente l'abbiamo contestato. E il problema è che questa manifestazione è stata giudicata non legale, non autorizzata, e quindi la Digos ha proceduto con le denunce e siamo arrivati a oggi al processo. Questo è assurdo in questo paese, perché non si può manifestare liberamente le proprie opinioni senza che lo Stato, in questo caso appunto la Digos, intervenga impedendo, chiudendo la bocca ai cittadini che manifestano. La vostra manifestazione, quella del 2008, di che tipo era stata? Una manifestazione spontanea davanti all'Hotel Cube, dove si teneva questo convegno. Quindi una manifestazione con alcune persone, degli striscioni e degli slogan. Certo, si è trattato di tutto questo, documentato anche da immagini della TG3 nazionale e dalla rassegna stampa che è successiva a quella giornata. Certo. Quindi una manifestazione pacifica. Una manifestazione che voleva contestare questa presenza e quindi la presenza però del cordone di polizia a difesa del diritto dei fascisti a manifestare le loro cosiddette opinioni ci ha allontanato da questo convegno e quindi noi a distanza abbiamo potuto contestarlo solamente a distanza appunto. Anche Samantha Commizzoli, stamattina qui di fronte al tribunale, per dire cosa? Ma innanzitutto ci pareva che questa denuncia insomma fosse un po' a mondo rovesciato, nel senso sembrerebbe che in Italia, a meno che non sia cambiato qualcosa questa notte, l'apologia al fascismo e l'istigazione al razzismo siano vietati, quindi che Storace venga qua a Ravenna a remar contro la moschea in teoria non ci piace. Invece l'articolo 21 della Costituzione, di cittadini che girano liberamente con uno striscione per manifestare e vengono denunciati, quindi un mondo rovesciato che va assolutamente ristabilito i principi della Costituzione e gli articoli della Costituzione, qual è l'articolo 21, cioè libertà di esprimere il proprio pensiero a parole o scritte. I cittadini sono liberi di esprimere il proprio pensiero, soprattutto a sostegno degli immigrati e a sostegno della moschea e contro il fascismo e il razzismo che sono vietati in Italia. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.